Buon pomeriggio a voi. Allora, corrono molte voci nel nostro paese per quanto riguarda i vari movimenti sulle elezioni, no? Sappiamo che adesso a giugno in molti comuni d'Italia ci saranno le elezioni amministrative e poi il grande appuntamento che da calendario dovrebbe essere nella primavera del prossimo anno, quelle nazionali. Qualche volta si sente dire che ci sono partiti tipo il Movimento 5 Stelle che avrebbero interesse ad andare ad elezioni in autunno e qualche volta, come nelle ultime ore, si sente dire che invece Draghi avrebbe in programma di rinviare per una questione di emergenza le elezioni al 2024. Adducendo la scusa della guerra, cioè se i toni dovessero ulteriormente inasprirsi, questa è la voce che corre. Ora vedete, io vi dico il mio punto di vista. In questa situazione nella quale noi ci troviamo in Italia cambia davvero poco, perché, scusate, se dovessimo invece andare o regolarmente o anche anticipare le elezioni, con lo scenario che abbiamo davanti agli occhi, e cioè i partiti che attualmente compongono il Parlamento, credo che non cambierebbe nulla, non vedo cosa dovrebbe cambiare. La situazione rimarrebbe uguale e quindi, francamente, vi dico il mio punto di vista, non me ne importa molto. Sono molto più preoccupato per un'altra voce che continuo a sentire, e credo che anche voi l'avrete appresa, cioè qui ormai sono diventati tutti chiaroveggenti e prevedono che in autunno ci sarà una nuova ondata, tanto che stanno mettendo a punto un nuovo vaccino. Quando sentendo invece alcuni scienziati più seri dicono che al momento non si possono fare alcune previsioni in merito, d'altronde se noi abbiamo buona memoria era già successo nel primo anno del Covid, dove molti avevano sbagliato le previsioni, le cose poi andarono in maniera totalmente diversa. Ma è chiaro che qui continua a esserci un qualcosa che a noi preoccupava già 2 anni fa, che l'emergenza, il Covid, era un pretesto in qualche modo per continuare a tenere gli italiani sotto dittatura, diciamo, ce lo voglio dire, perché la realtà poi è quella, perché nel momento in cui i cittadini non possono esprimere liberamente il proprio voto, sono costretti a fare pratiche verso le quali hanno ripulsione e ne farebbero ben a meno, come quello di vaccinarsi e tante altre cose, ditemi voi se non ho ragione che non siamo più in un paese democratico, per non parlare poi ovviamente dell'informazione, no? Noi spesso puntiamo il dito contro Putin e compagni, ma noi siamo solo più subdoli in Italia, in altri paesi, ma la libertà ormai è limitata. Lo abbiamo visto durante la pandemia e lo abbiamo visto anche per quanto riguarda il lavoro, no? Che è previsto dalla Costituzione al punto numero 1, e invece molti lavoratori sono stati privati perché si voleva obbligarli a vaccinarsi. In conclusione, quello che possiamo dire è che per quanto riguarda appunto le elezioni, almeno, non so voi cosa ne pensate, a me non cambia la vita. Non cambia la vita perché non cambia nulla, perché fin quando le cose stanno in questa identica situazione, lo stiamo vedendo in questi giorni, lo stiamo vedendo da quando è sceso in campo Mario Draghi, le cose sono soltanto peggiorate ed è successo soprattutto una cosa, che fino a 2 anni fa perlomeno c'era una parvenza di opposizione, adesso l'opposizione non esiste più, ha perso un pezzo alla volta, no? Prima, come sapete, nel momento in cui è stato chiamato Draghi a sostituire Conte nella maggioranza, e accanto a Draghi è arrivata la Lega e anche Forza Italia, ed è rimasta fuori Fratelli d'Italia, e adesso di fatto anche la Meloni fa parte di tutto questo bel carrozzone. Quindi ripeto, al momento me ne importa poco,
perché cambierebbe davvero poco. Siamo noi, in qualche modo, il popolo che deve fare in modo di cambiare le sorti nel nostro paese, eventualmente poi un domani democraticamente tornare a votare. In questa situazione non ha alcun senso. Con questo vi lascio, vi auguro un buon pomeriggio e ci sentiamo più tardi.